Buonasera e bentrovati con la nostra informazione che apriamo con la cronaca. I bivacchi sono stati abbandonati dagli spacciatori poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, intervenute con diverse uniformi, squadra mobile di Milano, carabinieri di Tradate e polizia di Tradate, Venegono superiore e Venegono inferiore. A restare nella zona boschiva del Parco Pineto, una cinquantina di persone prontamente identificate. 15 soggetti avevano già precedenti. Tra italiani trovati in possesso di modiche quantità di hashish sono stati segnalati come assuntore. Adesso voltiamo decisamente pagina perché parliamo di una storia molto dolce e molto rosa, tutta da scoprire. Vediamo il servizio. Io da un annetto e mezzo a questa parte partecipo a un gruppo di leaders appunto selezionati da Meta su tutto il territorio italiano, siamo circa 200 persone di diverse attività e questo gruppo serve proprio a implementare le piccole e medie imprese italiane. Avendo un sito sulla realtà aumentata già da un annetto circa, Meta mi ha notato e di conseguenza mi ha invitato a questo meeting fantastico che si è tenuto a San Francisco la settimana scorsa. Che cosa è emerso da questo meeting? Allora, è emersa sicuramente una grandissima, voglia di entrare nel metaverso da parte di tante piccole aziende. Ero con altre 15 persone da tutto il mondo che hanno appunto anche loro nel loro e-commerce introdotto questa particolarità dell'immersione nella realtà virtuale. E sono scaturite tantissime idee, c'è stata veramente una full immersion nel futuro, perché già l'ambiente era veramente futuristico e abbiamo ovviamente utilizzato l'Oculus, che è appunto questo Meta Quest 2. Che è uno strumento che serve proprio a immergersi completamente in questa realtà. Un passato da insegnante d'inglese, un presente con due laboratori di cake design e uno staff di 8 donne, più colei che ha realizzato il futuristico sito, Ilaria Pelucchi è un motivo d'orgoglio per la città di Busto Arsizio, come ha sottolineato la vice sindaco e assessore alle attività produttive Manuela Maffioli. Una storia di eccellenza che arriva da Busto Arsizio, che è l'unica in Italia, perché questa nostra imprenditrice, commerciante, è stata l'unica rappresentante del nostro paese ad essere chiamata da Meta a questo evento. È sinonimo e anche manifesto, della grande capacità anche di innovazione e di investimento che i nostri commercianti e i nostri imprenditori sanno mettere in atto e che evidentemente viene riconosciuta anche a livello internazionale. E a proposito di donne, incontriamo nuovamente Vera Gheno, linguista, saggista, già membro dell'Accademia della Crusca, che domani sera sarà protagonista di un evento organizzato in sala Montanari dal gruppo Varese Praticittà. Non passa giorno senza che qualcosa faccia scalpore per come è stata detta, oppure venga discussa proprio perché non è stata detta in tal modo. Ma è il significato della parola che è cambiato col tempo? Ma no, in realtà lei ha già dato la risposta, cioè rispetto al passato sembra esserci molto più interesse per le questioni di lingua e sembra esserci più consapevolezza del ruolo della lingua, diciamo, nella definizione di un modo di vedere anche la realtà, la società, eccetera, eccetera. Che rapporto ha con gli asterischi, visto che ultimamente alcune desinenze scritte in questo caso, non verbali, vengono contrassegnate così? Allora, intanto mi ricordo una vecchissima battuta che diceva che l'asterisco non è altro che un punto punk, no? Che si è cotonato i capelli. Io ho un ottimo rapporto con gli asterischi, con le U, con gli schwa, con qualsiasi cosa che venga messa in fondo alle parole per cercare di aggirare quello che sta diventando, che è sentito da sempre più persone come un limite espressivo dell'italiano, ossia il fatto che non esista una forma priva di genere, no? E quindi non c'è una soluzione che non sia maschile o femminile in italiano. Vorrei ricordare una frase importante del mio maestro Tullio De Mauro, che quando parlava della scuola democratica diceva: la scuola tradizionale ha insegnato come si devono dire le cose, la scuola democratica dovrebbe insegnare come si possono dire le cose. Forse il tema è anche non confondere questo
questo veicolo con un traguardo. Alla fine la parola serve per comunicare qualcosa, quindi prima di tutto ci deve essere qualcosa da dire. Ma ovviamente sì, però l'errore è quello di separare i due piani, cioè di considerare la realtà staccata dalla lingua e la lingua staccata dalla realtà. Bisognerebbe osservarle, nella loro complessità e nella loro unione. Nel frattempo, come accennavamo già ieri, iniziano le varie iniziative relative alla giornata internazionale contro la violenza di genere e l'UINO sta per accogliere un grande evento di premiazioni e riconoscimenti. L'UINO si prepara ad avviare in maniera incisiva la settimana dedicata alla lotta contro la violenza di genere. Sabato 19 novembre alle 17 il Teatro Sociale ospiterà la prima edizione del premio ANEMOS, voluto e promosso dall'associazione di volontariato in prima linea contro ogni tipo di sopruso sulle donne e sui minori, bullismo compreso. In agenda due premiazioni alle donne che in diversi ambiti hanno fatto dell'impegno e della sensibilizzazione la propria stella polare e alle donne che hanno saputo reagire e rialzarsi. Verranno consegnate delle benemerenze civiche ad altre 7 donne che hanno subito dei lutti per femminicidio, ma che hanno trasformato il loro dolore in forza creando delle associazioni con le quali fanno prevenzione alle nuove generazioni. Ingresso gratuito e tante autorità attese per una serata che ha un obiettivo ben chiaro. E far capire alle donne che non sono sole, ma che ci sono anche delle associazioni, dei centri antiviolenza che possono aiutarle in un momento di bisogno. Anemos Lombardia è pronta ad ascoltare, sostenere, intervenire. Abbiamo un numero che è 370 307 1722 e abbiamo una pagina Facebook come Anemos Lombardia. E ora c'è un ulteriore aggiornamento che riguarda la funicolare di Montevisco, ferma da 4 anni, da quando, come ricorderete, un tragico incidente spezzò una vita. Dall'incontro convocato ieri dal prefetto di Varese Salvatore Pasquariello è emerso infatti che entro il 31 dicembre l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale pubblicherà un avviso di preinformazione avente per oggetto un lotto di gara per la gestione dei 7 impianti che fanno capo all'agenzia, tra i quali, lo ricordiamo, la funivia del Sacromonte. In parallelo, l'agenzia pubblicherà entro novembre una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio per un periodo di tempo limitato, evitando le lungaggini correlate alla diffusione del nuovo bando di gara. Detto questo, noi ci spostiamo a Gallarate, dove torna il gran galà del commercio. Vediamo. Torna a Gallarate il Gran Galà del Commercio. Alla sua quarta edizione porta sul palco del Teatro Condominio il 27 novembre la leggerezza delle evoluzioni aeree dei Sonics, artisti acrobati con lo spettacolo Toren. Un momento importante per Ascom alla fine di 5 anni di mandato dell'attuale giunta, difficili e pieni di ostacoli che hanno visto i commercianti impegnati, si può dire, in vere e proprie acrobazie per resistere a pandemia e crisi energetica. La sera del Galà è un momento istituzionale del commercio leggero, col quale attraverso un sorriso, attraverso un momento di spensieratezza, però vogliamo marcare l'importanza del commercio e delle attività di prossimità. Credo che non possiamo perdere l'opportunità di questa crisi e quindi l'idea, se vogliamo dare un'impronta a questo galà, è proprio quella di cogliere questa opportunità. Confcommercio c'è sia nelle cose pesanti e faticose quotidiane, sia anche per gratificare e riconoscere il merito di una categoria che davvero sta vivendo momenti difficili. Tutto questo lo stiamo facendo in assoluta collaborazione e condivisione con l'amministrazione comunale, con il distretto del commercio che si sta sempre più rinforzando per essere di supporto alle aziende. Abbiamo diversi progetti in ballo e i commercianti di Gallarate ci sono. Hanno voglia di tirarsi sulle maniche, hanno voglia di dimenticare la parola crisi, sapendo comunque che è un passaggio un pochino complesso, ma sicuramente riusciremo a superare in tranquillità questo periodo. Alla serata, su invito, parteciperanno i soci dei 27 comuni del distretto, ha annunciato il direttore di Ascom, Gianfranco Ferrario, oltre ad autorità e istituzioni. Direttore artistico dell'evento da ormai 3 anni, Maurizio Castiglioni. Ci saranno i Sonics, loro sono una delle più grandi compagnie di acrobati italiani, fondata nel 2001, si presenteranno con lo spettacolo Torren, grandi evoluzioni, luci e suoni, le persone verranno avvolte in un turbinio di emozioni.
Intanto per tanti bambini è già Natale, non per i doni che riceveranno, ma per quello che hanno già donato ai coetanei meno fortunati. Ascoltate il grande giocattolaio. Ho ho ho, buongiorno a tutti, sono il più grande giocattolaio e oggi sono qui per raccontare come è andato il viaggio del cuore. Allora, insieme con Mamma Natale Marzia Faggio siamo partiti qui dalla prefettura di Varese sabato 5 novembre e abbiamo toccato svariate città qui del nord Italia. Siamo stati ad Arona, a Biella, a Settimo Torinese, a Chiavari e in tutte queste città abbiamo fatto delle grandissime raccolte di regali che poi abbiamo iniziato già a portare da martedì nelle pediatrie, nelle oncologie, nelle case famiglia. Il viaggio è andato benissimo, qualche volta abbiamo preso anche un po' di pioggia perché la nostra slitta non è protetta, ma è realmente una slitta che ha viaggiato su strada con noi e la pioggia l'abbiamo presa, ma è andato molto molto bene, siamo soddisfatti. Le parole del più grande giocattolaio valgono mille articoli, comizi e dichiarazioni. Reduce da un variopinto tour de force, Babbo Natale è riempito di gioia i cuori eroici dei piccoli ricoverati e trasmesso alle famiglie donatrici tutto il calore del verbo dare. Abbiamo ricevuto e raccolto oltre 2.000 doni da tante famiglie, da tanti bambini e oltre 2.000 euro di offerte. La cosa bella è stata vedere i bambini, gli occhi dei bambini, poter donare il regalo a Babbo Natale e non riceverlo. E questo è il messaggio che deve passare, aiutare chi è in difficoltà in questo momento. Dai bambini ai ragazzi, Alberto Pellai, psicoterapeuta, romanziere, nel tardo pomeriggio di ieri a Busto Arsizio ha incontrato i ragazzi della Middle School dell'ACOF Olga Fiorini per parlare loro della corretta comunicazione sui social. Hate Switch Code, ovvero l'uso consapevole della comunicazione social. In occasione della conclusione di questo progetto, svolto dalla scuola secondaria di primo grado Middle School dell'ACOF Olga Fiorini, alla sala Tramoggi dei Molini Marzoli a Busto Arsizio ne ha parlato lo psicoterapeuta e autore di bestseller Alberto Pellai. Le parole sono importanti e la capacità di noi esseri umani di fare della parola uno strumento di comunicazione, uno strumento che genera connessione, uno strumento ponte che mi mette in relazione con gli altri esseri umani è di importanza fondamentale. È davvero cambiato moltissimo nell'uso, nel significato, nel potere che diamo alle parole dopo che abbiamo cominciato ad avere a disposizione una doppia vita, quella reale e quella virtuale, che spesso ci ha portato a comunicare in modo violento, aggressivo, denigratorio, a trasformare la comunicazione in uno strumento che aggredisce invece che in uno strumento che unisce. Noi esseri umani dobbiamo fare squadra, abbiamo competenze che sono davvero superiori a quelle degli esseri viventi e che sono denotate dalla nostra capacità di produrre un linguaggio, cosa che gli animali non possono avere, non possono fare. Per questo noi siamo deputati a fare squadra e non a fare branco. Riflettere sul potere della parola questa sera ci porta in tutte queste direzioni e a generare un significato condiviso intorno a quello che diciamo. Se c'è una cosa certa è che l'insulto non è un argomento e non è un uso adeguato del linguaggio e della parola. E sempre a Busto Arsizio è già tutto esaurito sabato sera e sono gli ultimi biglietti disponibili per domenica per lo spettacolo, il musical che segna il ritorno in scena dopo 3 anni della compagnia teatrale dell'Oratorio di Sacconago al Lux. Vediamo.
tutto esaurito sabato sera al Luxabusto Arsizio e ultimi posti a disposizione domenica pomeriggio per il musical Un figlio perfetto, che segna il ritorno in scena della compagnia teatrale dell'Oratorio di Sacconago. Finalmente, dopo 3 anni di stop, ritorniamo in scena, dopo i successi che abbiamo avuto con Mamma Mia e La Bella e la Bestia. Quest'anno portiamo un nuovo musical, ormai ci siamo specializzati un po' sul musical, si chiama Un figlio perfetto, che è liberamente tratto da Pinocchio, il grande musical, quindi con tutte le musiche dei Pooh. Non siamo solo una compagnia teatrale, siamo un gruppo di amici con una passione in comune, siamo un pezzo della nostra comunità che cresce e si sostiene a vicenda. Il teatro a Sacconago d'altronde è sempre stata una tradizione e noi speriamo che questa cosa non cambi mai. Perché venirci a vedere allo spettacolo? Perché giovedì la vita si fa tosta, venerdì siamo da buttar via, ma di sabato siamo tutti contenti perché c'è lo spettacolo di Sacconago! Ancora domande? Ma basta, andiamo a divertirci tutti nel paese dei balocchi, forza! Perché vedrete un bambino onesto, gentile, che ascolta sempre i suoi genitori. E poi perché ci saranno tutte le mie avventure. Ci saranno i castelli, i fuochi d'artificio, i draghi. Pinocchio, non dire bugie. Va bene. E sempre per quanto riguarda la cultura, in questo caso in particolare l'arte, 200 opere di Andy Warhol stanno per invadere Gallarate. Dal 22 gennaio infatti il genio della pop art sarà al centro di una grande personale che sarà allestita al Museo Maga. Ecco, in queste immagini qualche celebre anticipazione di un tema che torneremo ad affrontare e ad approfondire. E con questo noi riprendiamo le fila del Premio Cantello e concentriamoci sulla testimonianza di Pallacanestro Varese. Per te è una lunga carriera ormai con la Pallacanestro Varese e che bell'inizio quest'anno. Sì, tocchiamo ferro. Tocchiamo tutti ferro, non si sa mai. Parliamo troppo presto perché la stagione è lunga e in questi ultimi anni ne abbiamo viste veramente di ogni colore. Però devo dire sì, siamo partiti bene, c'è entusiasmo, la squadra sta giocando bene, i ragazzi stanno benissimo insieme, per cui speriamo davvero che dopo anni di sofferenza, anni complicati, possa essere una stagione quantomeno tranquilla e un po' divertente. Devo dire che il pubblico sta venendo numerosissimo al palazzetto, ci aspetta una partita sabato importantissima con Venezia, speriamo insomma, come dicevo prima, toccando ferro, di continuare la striscia. Decisamente, Giancarlo, una seconda maglia, una seconda pelle ormai, la maglia della Pallacanestro Varese. Assolutamente, intanto buonasera a tutti. Sì, veramente, quando sono arrivato qua 8 anni fa, nella mia testa c'era il sogno di dire speriamo di giocare per un po' di tempo qui a Varese. E invece è successo qualcosa di magico, 8 anni, 5 da capitano, veramente bello perché... Come ben sai, a Varese si respira basket, c'è una grandissima tradizione. Come ha detto Max, abbiamo passato qualche momento non semplice, però l'entusiasmo c'è sempre stato grande presenza al palazzetto, quindi vogliamo andare avanti così. E speriamo, insomma, parte di Varese caldissimo, che veramente regala emozioni come pochi altri posti in Italia. Matteo, per te invece, insomma, un approdo tra i big, tra i grandi, una grande emozione prima di tutto, ma anche un grande talento. È una grande emozione, come hai detto te, anche perché non era assolutamente programmato l'esordio come l'anno scorso e... Quindi da allora ho sempre provato a rispettare la possibilità e l'opportunità che ho ricevuto. Beh, comunque non sono tanto basso, eh? Vedi? Vedi? Guarda. Devi andare veloce. Devo andare veloce, no, allora mi fermo qua. A tutti buonasera dal Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori. Domani nella notte al mattino nuvolosità estesa con residue precipitazioni, in giornata ampie schiarite e ingresso del vento da nord. Favogno nelle valli e in area pedemontana. Foschia e nebbie sulla pianura in serata, temperature senza variazioni, con massime previste tra 14 e 17 gradi.
Con questo per la seconda edizione del nostro telegiornale è tutto. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi invito a rimanere sintonizzati su Rete 55, canale 88 del Digitale Terrestre. Arrivederci.